Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti a un nuovo video di Pokémon Go. Oggi volevo portarla a Top of the Week, ma per vari problemi lavorativi non sono riuscito a portarla. Dunque, arriverà nel fine settimana. Oggi parliamo, dato che è uscito Sylveon, secondo me tutti stanno parlando di come si fa a evolvere, di come non si fa, che bisogna nominare Eevee Kira, lo sapevamo tutti, grazie. Volevo parlare un po' delle evoluzioni di Eevee, andando un po' a documentare quale potrebbe essere l'evoluzione più performante o comunque dove andare ad utilizzare l'evoluzione di Eevee all'interno delle lotte Go nelle varie leghe. Come sapete tutti, le evoluzioni di Eevee possono spaziare in un botto di tipi e vengono usate soprattutto nei player di livello basso, comunque all'inizio, come tappabuchi all'interno delle squadre e vengono inserite soprattutto nella Lega Mega per cercare di performare al top all'interno di essa. Come sapete, Rega, tutte le evoluzioni di Eevee hanno un solo tipo e tutte le mosse che hanno saranno di quel tipo, sia le mosse veloci che le mosse caricate, fatta eccezione per ultima scelta. La mossa Legacy che viene sbloccata con la MT fuori classe è l'unica mossa di tipo normale che farà performare al vostro evoluzione che decidete di fare al meglio. La vedete spessissimo in Umbreon nella Lega Mega. Ma adesso andiamo un attimo a parlare subito di punti lotta, come punti lotta i Pokémon, le evoluzioni che arrivano a maggior numero, che possiamo diciamo mettere su un podio, sono sicuramente Vaporeon, Espeon, Glaceon e il nuovo arrivato Sylveon. Di questi quattro Rega, per il momento Espeon l'abbiamo visto veramente poco utilizzato, vorrei concentrarmi un attimo di più su Glaceon che il suo arrivare ad abbastanza PL gli permette di performare nella Lega Master veramente colmissima di draghi, dove appunto un tipo ghiaccio potrebbe effettivamente fare il suo lavoro. Quindi vorrei farvi notare appunto che Glaceon, dove nelle altre leghe non performa secondo me troppo bene, comunque è pochissimo utilizzato nella Lega Master, potrebbe essere un valido sostituto all'interno del vostro team nel caso non abbiate un buon counter per il tipo drago. E lo stesso vale anche per Sylveon, che secondo me verrà spammato a manetta anche all'interno della Lega Mega e anche all'interno della Lega Ultra, quindi un po' ovunque, performa molto bene, soprattutto perché come mossa veloce, raga, dato che parliamo subito di lui, gli hanno messo Fascino, raga. Fascino che è una mossa veramente performante, dato che come sapete tutti sono Togekiss, chi usa un po' di folletti lo sa, toglie 20, toglie veramente tanto, anche se è un'animazione molto lenta, gli permette comunque di essere deleterio all'interno delle lotte. L'evoluzione della prima generazione invece Vaporeon, Jolteon e Flareon, raga, io metterei subito un acqua sul podio, cioè un Vaporeon che comunque fa il suo sia in Lega Mega che in Lega Ultra, a mio parere. Lo possiamo vedere utilizzato abbastanza, mentre Jolteon e Flareon sono una scelta un po' più discutibile perché i loro due tipi sono molto aggressivi, però soffrono molto, soprattutto Pokémon che vediamo spesso all'interno della Lega, come per esempio Azumarill di Lega Mega che distrugge Flareon e Stunfisk di Galar che si mangia Jolteon a colazione. Ovviamente ci sono un sacco di tipi che potrebbero mangiarsi anche Vaporeon, però per esempio abbiamo già citato due Pokémon e questi due Pokémon sono strautilizzati nella Lega Mega. Ovviamente chi è il più utilizzato all'interno della Lega Mega? Umbreon, sul quale appunto andiamo un attimo a fare un focus, veramente top. Se avete un Eevee top, io consiglio sempre di evolvere in un Umbreon che può essere il vostro tank di fiducia. È una delle evoluzioni di Eevee che non è neanche usato come tappabuchi, è usato proprio come tank utilizzato nelle lotte Go. E con l'utilizzo di una MT fuori classe apprende ultima scelta, che è veramente performante. Leafeon, raga, un altro Pokémon interessante a mio parere. Guardando su moveset si può capire che comunque sia Poggenlama dà una mossa veramente veloce che permette di caricare bene, Energy Palla è una mossa che dà veramente fastidio, anche lui a mio parere con ultima scelta può fare davvero il suo. Quindi ragazzi siamo davanti a un sacco di evoluzioni utili, a mio parere le più utili ho cercato di elencarle, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, metterò la più interessante ovviamente in evidenza. Volevo fare un breve talk, parlare un po' delle evoluzioni che a mio parere sono le migliori, come sapete si contrastano un po' tutta vicenda, però a mio parere appunto ne abbiamo da dire. Aspettiamo di vedere che anche Jolteon, Flareon e Espeon siano proprio valorizzati per andare al top. Grazie a tutti, come vedete è tardissimo, spero domani il video vi gasi, insomma,
teniamo il canale attivo e nel weekend dovrebbe arrivare appunto Top Fight of the Week. Continuate a mandare, iscrivetevi al canale Telegram dove parliamo di lotte e raid e seguitemi su Instagram dove porto aggiornamenti più veloci che nei video. Ciao a tutti e ballali ragazzi, yo!